diciamo a vendere vino, a presentare vino, c'è poco da fare. Ogni volta che c'è un qualcosa, qualche appiglio, qualche storia, non solo aneddoto, proprio qualche storia che va indietro nel tempo, il vino ha tutto un altro fascino ed è anche, insomma, la ricchezza toscana dell'Italia tutto. Quindi, diciamo, imprescindibile quando si parla di un territorio, sempre capirne la provenienza. Quindi dicevamo Cabernet Sauvignon molto vicino al mare, quindi un contesto diverso rispetto a quanto abbiamo trovato finora. A livello di profumi sono molto particolari, diciamo sensazioni che vanno sulle, anche qui, sicuramente bacche del bosco, il ribes, nero e rosso, le note che vanno, una nota tostata abbastanza presente, direi un cacao, se vuoi il cacao di Madagascar, che è quello un pochino più selvatico, più selvaggio come profumo, sensazioni che ritornano però richiamano quelle del mare, anche qui ecco diciamo il salmastro, la nota un po' iodata e la sensazione e anche dei profumi che richiamano anche insomma un floreale al sole un po' appena sfiorito, queste sensazioni, sicuramente un vino che se vede come. Dicono no, che il Cabernet Sauvignon è da tutte le parti uguale, in realtà il Cabernet Sauvignon, così come Sangiovese e Pinot Nero, veramente risente tantissimo di dove lo metti. Ed è molto, infatti molti dicono, vabbè, siamo in Italia, piantiamo il Sangiovese o comunque diciamo il vitigno di zona. In realtà spesso il Cabernet Sauvignon è capace di leggere il terroir in maniera più precisa del Sangiovese. Chiaramente non dovunque, ma in certi territori veramente il Cabernet Sauvignon permette di capire le peculiarità del territorio in maniera interessantissima. Questo in particolare, sentite, è diciamo chi piace Cabernet Sauvignon non è detto che piaccia questo vino, perché questo vino effettivamente è un coacervo di sensazioni molto locali che ricordano le sensazioni della zona e richiamano alla mente sensazioni molto particolari che possono non piacere, perché chiaramente la frutta è meno ricca, è meno polposa, meno suadente, è un pochino più asciugata, però è un pochino un vino più solare. Un vino comunque che ha una sua eleganza, una sua caratteristica e ritornano queste note comunque ferrose anche qui. In bocca sentite il vino è comunque piccante, piacevole, pepato, che macchia molto il palato, una grandissima persistenza, non si sente per niente l'alcol, vino veramente che va giù benissimo. È un 2008, quindi diciamo, la sua maturità, il suo percorso l'ha già fatto per un po' e direi che si presenta in uno stato di forma veramente bello. Un vino che colpisce molto, che però si distacca molto da quello che è il modello del Cabernet anche solo sulla costa, no? La costa toscana che era interpretato un po' spesso il Cabernet un po' come se fossimo a Napa Valley piuttosto che a Bordeaux e quindi diciamo, questo vino sicuramente è molto bello perché vedete, esprime un carattere, una personalità che in altri Cabernet dove viene più enfatizzato il frutto non si sente, invece questo effettivamente un po' sarà il vigneto, un po' il terreno, un po' chiaramente la volontà aziendale, non lo si lascia fare nella sua espressione esagerata e si tiene molto più sul vino di territorio, in questo caso direi che è un vino molto